conosco. L'ho preso dai libri e ho avuto fortuna. La casa di mio padre è dotata di una biblioteca ben fornita. L'accesso a quella biblioteca è stato determinante. Non avrei potuto altrimenti. E non è stato facile. Mio padre non voleva. Diceva che certi studi, la matematica, non erano adatti al mio sesso. Le stesse motivazioni, gli stessi argomenti che sembrano essere alla base del vostro regolamento. Voi mi state ripetendo quello che mio padre mi ha detto per anni. Ha combattuto a lungo questa mia inclinazione, ma alla fine ha ceduto e ho potuto studiare. Ho potuto constatare quanto mi sia naturale il pensiero astratto, la matematica, ma la mente, più la nutre, più chiede cibo. Per questo mi vedo costretta a insistere nella mia richiesta e ad affrontare il ridicolo che si accompagna ad ogni donna che si occupi di scienza. Non solo per uscire dalla mia stanza, dalla biblioteca, dalla casa di mio padre, ma per avere un confronto e soprattutto per avere diritto di accesso alla comunità scientifica, poter condividere. Sofì, ma quanta ostinazione! E per cosa poi? Mi riesce difficile comprendere. Ma cosa potrebbe fare una giovane donna come te in quel mondo di soli uomini? L'eccellenza di quella scuola, che ha un'impronta quasi militare, richiede un impegno durissimo, di fronte al quale anche uomini ben temprati si vedono costretti a lasciare il campo. Alcuni vengono espulsi, altri lasciano spontaneamente, come quelle blanche. Ecco, può un padre augurare questo ad una figlia? Dovresti essere fiera di ciò che già hai ottenuto. Per una donna... Già, per una donna non era facile, ma avendo i mezzi. Il padre di Sofì, credo che fosse un mercante di sete, aveva una certa posizione. La rivoluzione poi aveva cambiato del tutto il quadro generale, e come sempre un patrimonio riesce a fare la differenza. So, per certo, che suo padre in un primo momento aveva ostacolato con tutte le proprie forze la passione della figlia per la matematica. So per certo anche che era arrivato a privarla di abiti e candele perché non studiasse la notte, e che lei, avvolta nelle coperte, di nascosto, incurante del freddo, con i pochi mozziconi di luce che riusciva a sottrarre durante il giorno, con una passione fuori dal comune, impensabile in una fanciulla ben educata quale lei era, garbata e quasi schiva, docilissima peraltro in tutto, tranne in quel che atteneva a quella sua spropositata passione, la matematica. Lei perseguiva il suo talento. Suo padre si rassegnò a finanziarle gli studi. Ma quando nel 1794 cercò di entrare nella migliore delle istituzioni parigine, l'École Polytechnique, e naturalmente non venne ammessa, non si perse d'animo. Per caso, credo, venne a conoscenza che un allievo dell'École Polytechnique, un certo Antoine Auguste Leblanc, aveva lasciato gli studi senza però formalizzare l'abbandono. A quel tempo agli allievi venivano recapitate le dispense e potevano altresì inviare e sottoporre i propri lavori alla correzione e al vaglio delle illustri personalità scientifiche che nell'École Polytechnique rivestivano il ruolo di docenti. Nella commissione esaminatrice, fra gli altri, Lagrange, che correggendo i lavori si accorge del talento di quelle blanche e insiste per incontrarlo. Sofì non si può più nascondere. Monsieur Leblanc! Sì? Monsieur Leblanc? Il mio nome è Marie Sophie Germain. Sono nata il 1 aprile 1776. Signori della commissione, non occorre che siate in imbarazzo, non lo sarò neanche io.
Sì, è stato un inganno. Un inganno che ha prodotto, a quanto sembra, buoni risultati. Queste sono le vostre lettere, incuriosite e, se posso permettermi, anche piuttosto insistenti. Ed è per questi che mi avete chiamato. Eccellenti. Così avete definito i miei lavori, o meglio, i lavori di Monsieur Leblanc. Immagino di dovervi una spiegazione. Sotto il nome di Leblanc ho avuto la possibilità di ricevere le dispense a lui destinate. A lui non servivano. E di mandarvi i lavori svolti da correggere. Io devo molto a Monsieur Leblanc. Alla mediocrità dei propri risultati egli ha opposto l'intelligenza della rinuncia. La logica, altresì, richiedeva che di fronte ai risultati eccellenti io rispondessi con l'insistenza, con la tenacia, con l'inganno. Io dovevo superare l'ostacolo del mio sesso, ostacolo da voi postumi, da voi mostratomi, non certo da me. Voi mi avete chiamata qui perché improvvisamente l'allievo Leblanc ha avuto un picco di rendimento. Io non so nemmeno che volto abbia, ma so di dovergli essere grata, perché pensandomi uomo mi avete giudicata per il mio lavoro. Non siete stati condizionati dall'apparenza, ma solo dai risultati. Posso dirvi che mi dispiace per l'inganno, ma capite che non avevo scelta. Spesso si dice che le donne hanno pensieri tortuosi, sono subdole, che sia per necessità è un'ipotesi plausibile. Certi pregiudizi, anche se sembra che siano cadute le barriere delle superstizioni, delle differenze, continuano, loro sì, suddoli e tortuosi, a nascondersi nelle leggi che regolano il nostro mondo. Il nostro tempo è così incline, così sensibile al diritto, alla libertà, all'uguaglianza. Non ce n'era traccia nel vostro regolamento. Naturalmente non ve ne faccio una colpa, vi siete limitati a seguire modelli consueti. Forse occorrerà rivedere quei modelli. Ma non è ciò che mi interessa ora. L'unica cosa che conta per me adesso è la matematica, è essere qui. Monsieur Lagrange, vi ringrazio dell'offerta che mi fate, sono così onorata, non potete immaginare quanto sia felice di poter studiare sotto la vostra guida, venire qui, poter frequentare... Mademoiselle, credo che abbiate frainteso il nostro invito. Immagino. Posso immaginare le loro imbarazzate parole, il vostro valore innegabile, purtroppo, il regolamento, noi... Non possiamo, il regolamento deve essere applicato alla lettera e inoltre siamo certi che la biblioteca della casa paterna sia un luogo assai più confortevole, decisamente più appropriato per una donna. Il nostro è un invito a... Povera Sofia. No, non credo l'abbia presa bene. Restare qui? No, non mi dispiace. La conosco a memoria questa stanza. Tutto è cominciato qui. Era il 1789. Avevo 13 anni. Fuori le strade erano come fiumi. Io ero in questa stanza e leggevo di Archimede. Era come vederlo. Lo vedevo tracciare segni precisi sulla sabbia, così preso da ciò che stava facendo, da non sentire la voce del soldato che lo avrebbe ucciso. Cosa stava ascoltando? Da non sentire gli ordini. Cosa stava vedendo da non sentire la mano? Quale mondo lo teneva in sé? Quale bellezza? Avevo 13 anni. Lasciai il libro delle parole e aprii quello dei numeri. E non riuscivo a smettere. Forse la passione è questa. Non poter rinunciare a qualcosa. Come se ti chiedessero di non respirare più. Per quanto si voglia dirottare, l'oggetto dei tuoi pensieri è sempre lì, come camminare o correre. Senti che il tuo corpo, la tua mente, sono stati modellati per fare questo. I numeri.
posso ancora fare. Perché io sono libera. Sono libera. Sono libera di muovermi. Posso girare per le strade di Parigi. Posso frequentare i salotti. Posso decidere di chiudermi nel mio studio. Certo, non posso avere accesso alla vita accademica. E avere accesso vorrebbe dire tanto. Potrei sposarmi. Madame Lalande ha acquisito il privilegio di accedere alle sedute dell'Accademia delle Scienze sposandosi. Ma no, non ho il tempo. Non ho il tempo. Spesso ho l'impressione che siamo tutti come rinchiusi, come dentro a involucri. Magari gradevoli come questa casa, comunque involucri. La società, la famiglia, questo nostro corpo. No. Nascere uomo o nascere donna non è esattamente la stessa cosa, nemmeno in questo nostro secolo così liberale. Io non riesco a dimenticare l'espressione di mio padre quando tornava dalle assemblee. Un enigma. Non capivo da dove gli venisse tutta quella forza. Era così pieno di vita, di passione. Uno scalatore prossimo alla vetta, che ancora non vede, ma sa ed è pronto. Pronto a vedere un mondo nuovo. Lottava. Lui e gli altri con lui insieme lottavano per qualcosa che ritenevano giusto, necessario. A me questo succede solo con la matematica. Risolvere quello che ancora non è risolto. C'è così tanto da fare. Riuscire a spingersi oltre, non fermarsi. Ecco, lavorare e studiare. È l'unica strategia che conosco contro tutti gli ostacoli. No, nascere donna non è un gran vantaggio, però posso scrivere, da qui io posso scrivere. Credo che approfitterò ancora per un poco dello studente Leblanc. È tanto più semplice se pensano che tu sia un uomo. Sì, scriverò a Gauss. Posso sempre sottoporgli i miei lavori come Leblanc, tanto non ci incontreremo mai. È così che inizia una corrispondenza epistolare con la mente più brillante del nostro tempo, Carl Friedrich Gauss. Scrive a Gauss senza abbandonare quel nome maschile che la protegge dai pregiudizi. Gauss apprezza i lavori che Sophie gli invia. In questa lettera, indirizzata a Antoine Auguste Leblanc, si legge: «Ti compiaccio profondamente che l'aritmetica abbia trovato in voi un cultore così abile. La vostra dimostrazione è molto bella. La bellezza è un valore, anche in matematica. Il loro